Ogni anno, 10 febbraio, oltre ad essere il giorno del ricordo del massacro delle foibe, è anche il giorno in cui la sinistra italiana si nasconde dietro un pericoloso silenzio dal sapore del negazionismo nei confronti di una tragedia storica perpetrata dai comunisti jugoslavi. Ma c'è qualcosa di ancora più vergognoso che voglio raccontare nei prossimi secondi. Sappiamo che nelle foibe sono morte decine di migliaia di italiani e che migliaia di connazionali sono riusciti a scappare dalla violenza titina proprio grazie all'esodo giuliano-dalmata. Ma perché la sinistra ha tanta paura di questa vicenda? Dovete sapere che nel 1956 una legge dello Stato italiano riconobbe la militanza nell'esercito jugoslavo come fosse stata una militanza nell'esercito italiano. Abbiamo così iniziato a pagare, pensate, 32.000 pensioni di guerra a questi jugoslavi che avevano avvolto gli italiani nel filo spinato e poi li gettavano nelle foibe. Avete capito bene? Una spesa di 18 miliardi delle vecchie lire ogni mese nei confronti di questi criminali comunisti. Quando guardate la violenza delle immagini delle foibe, sappiate sempre che le persone che hanno compiuto quei gesti oggi percepiscono una pensione dell'INPS e ovviamente le mogli percepiscono una reversibilità di quella pensione. Di tutto ciò che vi sto dicendo ovviamente c'è una documentazione data anche dalle moltissime interrogazioni parlamentari su questa vicenda vergognosa. Pensate che dei criminali di guerra come Priebke, che però uccidevano gli italiani dall'altro lato della barricata, non solo non sono stati processati, ma oggi percepiscono una pensione pagata con i vostri soldi. C'è un'altra brutta pagina legata a tutta la vicenda delle foibe ed è l'amicizia tra il grande presidente partigiano Pertini e il maresciallo Tito, il responsabile del massacro degli italiani nelle foibe, né più e né meno un Adolf Hitler jugoslavo. Ebbene, il presidente della Repubblica Italiana non poteva non sapere cosa fosse avvenuto sul fronte orientale in quegli anni, anche e soprattutto perché gli esuli istriano-dalmati erano ancora vivi e testimoniavano, urlavano le loro testimonianze, ma dall'altra parte c'erano dei documenti, delle interrogazioni parlamentari sin dal 1956 che raccontavano del massacro delle foibe. Ebbene, nonostante ciò, Tito e il presidente Pertini hanno sempre coltivato degli ottimi contatti personali, ma durante le visite jugoslave il presidente Pertini non ha mai trovato 5 minuti per portare un fiore sulle tombe di quegli italiani sterminati da Tito. Anzi, il tempo per andare al funerale del suo collega, compagno Tito, lo ha trovato, proprio come dimostrano queste immagini che vi sto mostrando. Il maresciallo Tito gode ancora oggi della più alta onorificenza della Repubblica Italiana, ovvero è Cavaliere di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica. E il Quirinale non fa nulla ancora oggi per rimuovere questa onorificenza, che di fatto è un'offesa ai danni di tante famiglie italiane massacrate da questo criminale. Quando qualcuno vi dice che bisognerebbe riscrivere i libri di storia, non lo fa certamente per indottrinarvi, ma perché alcune pagine come queste sono state strappate con una violenza inaudita. La stessa violenza delle foibe, la stessa violenza di chi, ancora oggi, vorrebbe voltarsi dall'altra parte e cancellare questa pagina della nostra storia.